Barbara D'Urso e Mirta Merlino sono pronte a darsi battaglia? La guerra degli ascolti potrebbe cominciare a settembre. Uguale. L'anno scorso Pier Silvio Berlusconi ha silurato Barbara D'Urso senza troppi complimenti, escludendola dai palinsesti di Canale 5 senza nemmeno avvertirla. Dopo un decennio di ascolti record, la conduttrice ha infatti dovuto scoprire che il suo programma sarebbe stato affidato a Mirta Merlino dalla conferenza stampa. Da quel momento Barbara non ha più trovato spazio televisivo su alcuna rete, nonostante il fatto che la sua intervista a Domenica In fu palesemente un modo per proporsi in Rai. Nonostante la buona volontà e il potere del suo manager Lucio Presta, non si è trovato alcun accordo. Nel frattempo le sorti di Pomeriggio 5 non sono state rosee. Mirta si è trovata sulle spalle il difficilissimo compito di traghettare il pubblico da un tipo di televisione a un altro. Le parole d'ordine per il nuovo Pomeriggio 5 erano state sobrietà e serietà, coerentemente con il rinnovamento che Pier Silvio sta mettendo in atto da mesi su tutte le sue reti. Il pubblico non ha gradito il cambio di paradigma e gli ascolti sono sempre stati molto bassi, nonostante gli sforzi di Mirta Merlino di trovare una nuova ricetta per l'infotainment. Si può solo immaginare la soddisfazione della D'Urso, che presto potrebbe trovarsi a far guerra proprio al programma che ha ideato e condotto per molti anni. Barbara D'Urso sbarca sul 9 e sfida Pomeriggio 5, dopo il nulla di fatto con la Rai. La D'Urso ha comunque promesso ai suoi fan che presto tornerà in televisione, anche se ad un altro tasto del telecomando. Non ha detto nulla di più, ma sono stati in molti a pensare che il riferimento fosse al 9. Il canale proprietà della Warner Brothers ha recentemente fatto incetta di talenti, accaparrandosi gli scontenti più illustri della Rai, Fazio e Amadeus, e potrebbe serenamente puntare a far entrare nella propria scuderia anche un volto storico di Mediaset. Se questo scenario si concretizzasse, con ogni probabilità il 9 sceglierà di sfruttare Barbara nella fascia oraria che le è più congeniale e che la conduttrice padroneggia con grande facilità, quella pomeridiana. Barbara potrebbe quindi trovarsi in onda sul 9 in contemporanea a Pomeriggio 5, vedendosi costretta a sfidare il suo stesso programma e a dare il via a una guerra di ascolti con la Merlino. Guardando le cose con obiettività, è possibile che Pomeriggio 5 venga completamente asfaltato dal ritorno della D'Urso, ma Pier Silvio Berlusconi almeno per ora non ha mostrato di averci ripensato. Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti, ha dichiarato. Chissà se ne avrà nella prossima stagione.